Salve ragazzi e benvenuti in questa nuova parte di Pokémon Gold e Pokémon Soul Silver Version Nuzlocke, come sempre The Games Play 46, bella ragazzi. Nell'ultima parte che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cominciato la nostra avventura, il primo starter, abbiamo preso le scarpe da corsa. Finalmente il vecchio ce l'ha dato. Dobbiamo andare a nord. A nord? Ma non dobbiamo... le Pokémon. Volevi, guardalo il vecchietto! Tacci tua. Finalmente te le danno dopo le Pokémon. Adesso in questo episodio dovremmo... Eh sì, ma dopo dobbiamo tornare pure indietro per vedere le Poi da quando dobbiamo ripartire da casa nostra, da lì vale la regola del Pokémon nel percorso. Dobbiamo andare avanti? Sì. Io corro nell'erba. Che palle. Oddio, non mi ha trovato nel mancuno. Al secondo mi ha bloccato. Non mi ha trovato nel mancuno. Mortacci tua. Metapod. Questo è quello che si difende sempre. Devi entrare anche in questa casa per prendere il coso delle gicocche. Gigi. Le gigi gicocche. Perché sono gigi le bicocche. Perché muro di fumo stai facendo? Ma perché questo si difende, quindi gli levo la precisione. E continuano così all'infinito. E tanto ricevette il gigobox che sono delle... per contenere le... Nemmeno sapevo che faceva il muro di fumo. Gicocchi verde. Diminuiva la precisione, davvero? Sì, sì, è vero. Adesso sicuramente lo trovo. E volevi proprio, madonna. Oddio! La carta leggendaria, mago di ghiaccio. Pidge leggendario, madonna! Madonna, shiny. E indovina un po' cos'è io, cos'ho? Ho pistolacqua io. Il pistolino d'acqua, c'hai. È meglio che il muro di fumo che ti copre, chissà che si dovrebbe vedere, Vorrei se ti diminuisco la precisione poi non attacchi più a te a Rolano. Livello 7 per Toto. E poi dai. Scusa te sei uno stronzo perché hai scelto quello che è avvantaggiato sul mio Pokémon. Vabbè, tanto non ci sfideremo mai. Infatti, quindi vabbè. Adesso non voglio più Pokémon che mi rompono il cazzo. Io invece sto andando avanti e... Quasi livello 7, Io già a livello 7 sto ancora avanti di te. Dai. Che cazzo fa? Sta parlando col suo Pokémon, Marco, ha bisogno di sfogarsi con qualcuno? Vabbè, quello ti dice che in pratica se corri nell'erba aumenti la probabilità. Per prendere quello devi entrare dentro sta casa e ti dà il Gecko Box. Davvero? Wow! Per prendere le... Ma io sono indietrissimo. Ma io sto trovando un botto di Pokémon, mo. Gico, mo tipo io ne trovo zero. Io sto a metà del livello 7, cioè sto diventando piglio, mamma mia. Tu come li alleni i Pokémon? Alleni nell'erba. Solo alleni solo un Pokémon? No, solito li porto tutti allo stesso livello e quello che mi danno nel coso lo porto a un livello 1 o 2 livelli più alti. Giusto, io pure faccio così. E invece nero e bianco e nero e bianco 2 io invece uso il condividi esperienza, così non rischierò di morire. Ok, questo Nuzlocke sta iniziando abbastanza bene. Per ora uno non ho trovato dei Pokémon. Oddio, un attimo, pensavo per ora un morto. Sì, perché poi alla fine della storia volevi. Dovevamo contare nel box i Pokémon, quanti Pokémon. Ma perché non lo one shot? Sei livello 6 contro livello 2. Oh no, per quanto è livello 8. Comunque io sono arrivato alla casa del professor. Vai, livello 7. Sono arrivato alla casa del professor Oak. Ok. Oak. Tu a che punto sei? Ve lo dico. Ah, ha superato quel vicino il laghetto, l'erba. Adesso devi andare a destra. Destra. Nel percorso a destra. Io non mi ricordo più sto gioco. E lui che li aveva fatti. Eccolo. Certo che l'ho fatto. Io tanto sto facendo. Ma ci ho giocato una volta, come faccio a ricordarmi? Io c'ho il nerdato, l'avrò finito tipo 10 volte, 12 volte sto gioco. Cioè è una cosa fenomenale, non mi stancherò mai di giocarci. Wow! Ci dà l'uovo mistero, l'uovo misterioso. E poi lo devi schiudere e ti dà il Pokémon leggendario. No, è vero. Che poi il Pokémon che uscirà dentro lo userò anche nella squadra, che è un Togepi. È quello che è tipo di quarta generazione che sta nell'uovo. Ah, sì, ho capito quale. Figo. Solo che pure io lo userò. A che livello nasce? A livello 1, quindi in una Nuzlocke. Vabbè, subito. No, devi tornare a casa di tua madre così ci... Ah, è vero. Porca puttana. Nasce a livello 1 quello. Vabbè, uno... Vabbè, gli usi tutte le pozioni, te compri un po' di pozioni e ce la fai. Proprio spam. Comunque Marco sta ancora trovando Pokémon nell'erba? Porco Dio.
E adesso io sto tornando indietro. Intanto devo vedere da te quanto stiamo di palle. Posso mettere per due così ti raggiungo? Dai, sì. Diciamo una nuova regola che ci si mette il per due solo per come cazzo si chiama? Raggiungere. Per raggiungere l'altro. Adesso mi chiama il professor Elma e mi dice che hanno rubato uno starter. Che te che livello ce l'hai il Pokémon? Ma te lo dico con la prossima battaglia. Intanto gli è venuta la polizia a Marco perché sta andando straveloce. E poi che devo fare da qua? Di entrare in quella casa. Il problema è entrarci. Sì, che muori. PJ è il livello 4. Capisci? Beh, ma andiamo tutto avanti. Sì, sì. Aspettami pure te, no? Sì, tanto io... Nuovo misterioso. Ma hai raggiunto con la velocità. Ok. Ok, adesso ti dà il Pokédex, così può diventare un allenatore a tutti gli effetti. Il Pokémon dice che sta bene, si vede che sta bene insieme a te. Tutte stronzate. In realtà l'ho maltratto. Ah! No, in realtà io ci ho parlato due volte, quindi ci sta. Ah, hai fatto un po' di compassione. Livello 8 per Toto, dai, l'attenzione è incredibile. Impara Ira. Cioè io già c'ho 4 mosse. Che palle! Perché mi chiama? Una volta che hai risposto puoi pure mettere velocità normale perché guarda sto io. Uè, guarda. Sta qua. Quindi adesso puoi rimettere velocità normale. Cheater. Andiamo avanti. Ho dovuto farlo. Dobbiamo tornare indietro adesso. Ecco, Pokémon selvatico. Oh! E lui mi supera, mannaggia. Non ne ha trovato uno. Adesso non trovi più nessun altro perché lì... Ah, è vero, qui si piotta. Madonna, che culo che c'hai. Lui... Guardatelo quanto corre. Vatti a cura che adesso c'è la prima sfida. Ti faccio la finta. Dai, che forse pure non trovo qualcosa. Che attenzione, non trovo più niente. Ma perché non mi dà le poche? Adesso curati, perché adesso ci sarà la prima sfida con il rivale. Ma tanto ho perso 2 XP, tipo. Sì, vabbè, però tu curati. Con rivale, quindi c'ha Totodile come il tuo. Sì, e il mio c'ha Cicorita. C'ha quello... Come faccio a ammazzarlo? Però il suo è livello 5, perché è quello che l'ho appena rubato. Ti ricordi la chiamata? È lui che l'ha rubato il Pokémon. E noi ci troviamo a... Ah, ma è sbaraglia. Davvero è sbaraglia? Sì, e noi possiamo... Io devo tornare indietro e mo lo sciocco. E dobbiamo... Se vuoi metti il per due. No, dai. Tanto t'ho raggiunto. Quando sto proprio di stacchi grandi c'è cioè il per due. Vabbè, ma pure io non è che stavo... E poi dopo si può dare il soprannome. Io lui lo chiamo Marco e tu mi chiami Antonio su quell'altra versione. Ok. Da. Eccola. Eccolo. No, eccolo. Che... Ragazzino. Questo è il rivale migliore che ci sia in tutta la storia dei giochi. Pocchetto Mosta. Ma quindi azione gliela va uguale tanto? Sì, e poi non puoi usare manco... Metà vita gli ho levato, attenzione ragazzi. Ah, ma tu sei a livello 7, io invece sono a livello 8. Vabbè, perché io ho trovato meno Pokémon. Veramente te stavi indietro proprio perché... guarda quanto poco gli fa danno gli fa. No, io stavo indietro proprio perché te quando hai tirato giù il coso io ancora dovevo arrivare. Ah, comunque ruggito, tatticissimo per dimostrare. Mamma mia, gli ho aratolano male, ma ha levato solo 3 XP. Io invece ecco, livello... sto ancora combattendo perché mi ha abbassato l'attacco. Quindi adesso... Livello 9? Infatti dicevo che cazzo. Vabbè, mi ha raggiunto con l'esperienza. Vabbè, solo che ancora non ho preso. Vabbè, ovviamente le parti dove ci upgradiamo i Pokémon non le mettiamo. Sì, tipo però quando siamo tipo all'ultima sfida oppure altre cose importanti, no? Mm-hmm. E poi se mai registriamo se ci muore qualche Pokémon. Ok, adesso dobbiamo andare a casa nostra, vai. Casa nostra. Anzi no, a casa del professor Helm. Però come... Beh, tanto qua saltiamo tutto. Al ritorno c'è tutto da saltare. Intanto esatto. A me ancora mi sta dando... Mi sta dicendo, hai visto il mio nome, bravo. Vabbè, andiamo. No, ci sta qua una parte erbosa. No, io lo so come superarla. Vabbè, uguale. Mi potenzio un po' il Pokémon che prima non ho trovato nessuna merdaccia. Da infatti, anche perché dopo che usciamo dal laboratorio ci danno pure le Pokéball. Tra un po' finisce il video. Che stiamo? 9 e 16. Allora andiamo dal professor Elmer, ci facciamo insegnare come catturare i Pokémon e poi effettivamente inizierà la seconda regola della terza parte, no? Mm-hmm. Io ho raggiunto Borgo Foglianova e sto andando nella casa. Ok, tanto mo te raggiungo. Ecco la pula, guarda. Te ce l'hai livello 9? No, l'8. 8. Però sta tipo a metà del livello 8, quindi quasi. E io sto più della metà. Oh, dove vai? Mi stavo andando a casa, già. Hai detto andiamo a casa. Eccola, adesso ti chiedono di mettere il nome del rivale. Quindi tu avresti lottato contro quello, sì. Eccolo, lo chiamiamo, lui di norma si chiamerebbe Silver, il nome originale. E il mio Gold.
No, Gold è sempre il protagonista. Davvero? Sì, però noi... Ah! Noi c'hai la versione taroccata. E noi lo chiamavamo Marco, era proprio cattivissimo, così aggressivo. Antonio. Ok, siamo allo stesso punto, quindi si chiama Marco, pure lui è mezzo sordo come il professore all'inizio. Comunque adesso c'entra, poi è proprio questa qui col coso obeso che ci insegna come catturare. Ah sì, è vero, è sempre l'amica che ti insegna come catturare. Adesso qui, cambiando discorso, ci dice... L'amica che poi è sempre innamorata di te. Sì, infatti, che però lo dice mai perché è una troia, vabbè. Si sa. Poi in Pokémon XY non è ancora più evidente, tipo ci sono tre ragazze che ti seguono in tutta l'avventura. Porco Giuda. Madonna, proprio pappone diventi in quel gioco. Puoi pure cambiare vestiti per ogni ragazza. Vabbè, qui ci sta dicendo che dobbiamo aspirare a tutte le medaglie, all'avventura... Antonio è una lunga strada. Adesso lui ci dice: vai a salutare tua madre. Però possiamo pure non andare a salutarla. E dopo un po' nell'avventura ci chiamerà una mamma. Ci dirà: mi potevi pure avvertire. Davvero? Tutta incazzata. Sì, quindi io faccio tipo così. Tua mamma. No, perché... Quando non l'hai chiamata, che hai chiamato a scuola. Ah sì. Dovevi chiamare. Eccola, guarda. No, io non la vado a chiamare. No, io non manco. Ok, ecco, c'entra. Ma perché gira intorno al palo, c'entra, è scema. Guardala, guardala. No, già l'ho fatto. Perché? Ah, già l'ho fatto. A me mi sta insegnando che poi qui è pongo spastica perché sì, ci mette tipo un anno per cliccare ogni cosa. No, perché a parte che vedi che sta lottando da sola e quindi altro tempo perso. E poi torna indietro e ci fa rivedere che ci mette gli anni. Non hai visto. Vabbè, questa sarà la parte complessiva. Vabbè, siamo più le trovo un bellissimo Rattata. E te trova un bellissimo Rattata. Solo il mio è maschio e il tuo è femmina, perché tu non ce l'hai. Oh, guarda quanto ci mette a cliccare un tasto. Che poi te lo devi far vedere, no? Qui, boh. Qui, boh. Quindi il prossimo Pokémon che troviamo in questo percorso, solo il già usa la borsa. Sì, perché... Guarda! Ah no, a me me l'ha diminuita di più, me l'ha diminuita. A lui sta ancora... Sta ancora al verde. A me invece sta arancione, vabbè, lei è pro. Vabbè, tanto cattura uguale. Livello 2, che vuoto. Grande, ti invidio proprio che hai catturato un Rattata. Un Rattata da livello 2, poi. Mamma mia, potentissimo. Che poi lei non la sfideremo mai in tutta l'avventura. È una nostra amichetta. Resta immobile dove sei appena di dare Pokéball e finirà qui la parte. Nella prossima parte, il primo Pokémon che troveremo, potremo catturarla a quella chance. Ok. Quindi per questo video è tutto e ci vediamo nella terza parte. Bella.